Attenzione! Questo programma non è adatto alla visione di minori non accompagnati da adulti. Buongiorno da Salvo Errori. Oggi abbiamo un gradito ospite all'interno della nostra rubrica Zoom Out. Buongiorno Maccio Capatonda. Allora, ci puoi dare qualche anticipazione sul tuo prossimo film? No. Bene, allora ci vediamo alla prossima puntata di Zoom Out. Buongiorno Maccio Capatonda, siamo tornati e ci puoi dare qualche anticipazione sul tuo prossimo film? Beh, innanzitutto questo è il primo film girato interamente di lunedì. E in che senso, scusa? Nel senso che le riprese sono state effettuate solo il lunedì. Ah, quindi soltanto il lunedì, quindi nei giorni diciamo festivi e negli altri giorni non avete lavorato? Nessun venerdì, nessuna domenica, neanche un martedì, no, solo lunedì. Ecco, si tratta diciamo di una scelta, di un capriccio registico oppure è una scelta ben maturata? No, è una scelta molto ben maturata perché io volevo raccontare diciamo il sapore del lunedì innanzitutto e poi volevo girare soprattutto per le esterne con i negozi di parrucchieri chiusi e barbieri chiusi, cioè non volevo farli vedere aperti proprio perché è un film che non è un film per parrucchieri. È un film che per chi come me insomma non va dal parrucchiere perché è calvo dalla nascita, diciamo. Quindi non è un film per parrucchieri, abbiamo capito bene. Ecco, ma ci puoi dire, si narra che la lavorazione sia stata durissima, è vero? Beh, sì, più che durissima, lunghissima, perché girando solo di lunedì ci abbiamo messo tipo 2 anni e mezzo per finire il film. Immagino che ti sarà costato tantissimo, però una curiosità che ci chiedono in molti: com'è stato lavorare con Lord Micidial? Perché immaginiamo che ti abbia rotto le uova nel paniere più volte. Sì, però come dico sempre io, la morte di un uovo è l'inizio di una frittata. E allora andiamocela a vedere questa bella frittata. Italiano Medio, il primo film di Maccio Capatonda, dal 29 gennaio, Salvo Errori al cinema, il primo film girato esclusivamente di lunedì. Il 29 gennaio è giovedì, ricordiamolo, perché insomma i parrucchieri lavorano e quindi non possono andare al cinema. Italiano Medio. Ciao. Andare al cinema. Tutti tranne quelli là. Striscio, struscio, la gente mi calpesta, mi fa male e l'impronta resta. In piedi non so stare, non conosco il verticale, sono bidimensionale, seguo la mia linea orizzontale. C'ho tutti contro, tutti sopra, tutti contro, contro tutti, sopra tutti, e che ho una vita da verme, una vita inerme, faccio la danza del verme, perché l'idea che avevamo era quella di fare un film comico che però facesse anche riflettere, e quindi ricco di situazioni, di spunti divertenti, che però comunque collegati tra loro in una storia ben precisa. E poi invece abbiamo fatto Italiano Medio. Purtroppo.